raccontiamo il territorio insieme a te su YouTube ogni giorno, ogni settimana. Insieme raccontiamo il territorio, le tue esperienze, i tuoi luoghi simpatici, i luoghi più belli dell'ambiente in cui vivi o più curiosi. Raccontiamo il territorio con Franco e Pablo. Questi sono i giardini di Pietro Ebner a Ceraso, dove si svolgerà l'incontro con gli amici del CAI di Verbania, incontro anche mercatino dei prodotti tipici e soprattutto dell'artigianato occidentale. Ecco qua, che stiamo realizzando? Un bello panaro. Un panaro, esattamente, ah, un panaro, non un cesto. Ah, sarà, poi alla fine sarà come questo qua. Ottimo. Ottimo. Quanto tempo più o meno ci si impiega? Dipende dal tempo che ci si dedica, dalla forza del braccio. Esatto. Se il signore viene da Omignano Scalo. Omignano Scalo, ecco qua. C'è Bruno di Buono che poi saluteremo dopo. Quindi come si fa un panaro, egregio professore Manzi? Tu hai mai fatto un panaro? No. Vedi, questa è l'occasione giusta. Dopo ti passo la registrazione e ti raccontiamo il territorio. Quindi dipende dal tempo, cioè, c'è la pazienza. Se mai farlo io. È solo mani, eh? Solo le mani, niente più. Il professore Manzi ci ha lasciato temporaneamente, non per sempre, vero? Temporanea, preferisco. No. Abbiamo. Questo è uncinetto. Sì, questa è l'arte degli amigurumi, un'arte giapponese dell'imbottitura. Hai imbottito? Sì, sono dei pupazzi imbottiti. Che bella, quell'arte giapponese. Sì, stiamo cercando. Ma hai imparato qua in Italia da noi? Sì, sì, ho imparato qua tramite alcuni tutorial YouTube. Ho visto questi lavori, mi sono piaciuti e quindi li abbiamo messi in pratica. Ci riportiamo per il Cilento. Certo, ci troviamo. La situazione per quel che ci permette. Certo. Vabbè, questa è un'altra roba, però è sempre la stessa tecnica. Allora, tutto quello imbottito è l'arte dell'amico. Ah, è l'altro. Ah, quello imbottito. Questo è uncinetto, il classico uncinetto che ci ha insegnato la nonna. Bene. Ottimo, dove viene la signora? Io sono di Casalverino Marina. Marina, quindi sì. Si parte come è stato, ma siamo partiti e quindi siamo le dita. Sicuramente ci sarà un bel movimento. Grazie di essere venuti qui. Grazie a voi di averci invitato. Ci vuole molto tempo per realizzare una. Dipende dalla grandezza. Dipende dai pezzi, anche perché la maggior parte degli amigurumi viene lavorato con un punto basso e ci vuole molto per alzare il lavoro. Questi chiaramente qualcuno li chiede anche come bomboniere, cose, o no? Lavoro anche molto, io sono un hobbista, però ho molte richieste con le bomboniere, tra le nascite, i battezzi, matrimoni anche. C'è un bigliettino, qualcosa, magari dopo lasciamo qualche riferimento. Hanno preso gli ospiti probabilmente, sì, vabbè, ma dopo magari li troviamo così, certo. Li passiamo poi. Poi mi piace anche molto fare le piante. Questo non ha bisogno di essere innaffiate, credo, no? Sì, sicuro che non secca. Complimenti, veramente è la prima volta che vedo questa cosa qua. Questa è simpatica. Grazie.